So that always sort of made them think, oh yeah, yeah, it's good, oh yeah, oh I hadn't thought of that kind of attitude. So I have witnessed the revolution, or the beginning of the revolution, I would say. I remember the first time I saw a female cinematographer, which was about maybe 10 years ago. So it's very recent. All this is very, very recent. And I think with a new revolution, everyone is kind of finding out what the new rules are, what the new rules of the game are. All I would say is that the only thing I've come to understand in my life is that nothing happens without opportunity. And if people are not given an opportunity, they can do nothing. And that goes for race, that goes for gender. It's all about opportunity. And I think we just have to open the possibility of opportunity as wide as we possibly can. And that certainly is something that is happening right now. It's been happening for the past 5 years. And I find it very exciting. I find it very, I never thought it would happen, you know. I never imagined it would happen. I thought the gates were closed forever. It was just the way life was. But you see, life takes you by surprise, doesn't it? Oh, no. And so, as you point out, I think, the rules or how we negotiate this new situation is still being worked out. Yes, it is. E man mano che io poi parlavo, no, e facevo presente questa cosa, qualche uomo ha iniziato a riflettere, cioè ad avere quell'atteggiamento di sì, forse potresti aver ragione. E io ho avuto la fortuna di poter assistere, almeno all'inizio di questa rivoluzione, credo 10 anni fa ho conosciuto la prima direttrice della fotografia, quindi il primo direttore della fotografia donna, e quindi in tempi assolutamente recenti. Credo che questa nuova rivoluzione che si sta appunto configurando richieda la necessità di stabilire nuove regole del gioco. L'unica cosa che però è fondamentale è che non si può fare nulla senza opportunità. È fondamentale che vengano date delle opportunità, perché se non c'è l'opportunità non c'è neanche lo spazio per agire. Ed è questo forse che dovremmo fare, ampliare il mondo delle opportunità, e questo vale per qualsiasi cosa, per questioni di razza, per questioni di genere. E questo, diciamo, negli ultimi 5 anni piano piano si sta configurando, e personalmente io lo trovo elettrizzante. Non avrei mai creduto che una cosa del genere sarebbe potuta accadere. Pensavo che ormai i giochi fossero fatti, le porte fossero chiuse, e invece la vita è così, trova sempre nuovi modi per sorprenderti. Ma giustamente, Paolo, come anche tu hai sottolineato, queste regole che man mano si configurano hanno bisogno di essere negoziate, e il processo per negoziare queste regole di questa nuova rivoluzione di certo non è semplice.